Nonostante alcuni territori hanno manifestato e continuano a manifestare per oltre 2 settimane una superiorità dell'indice di 250 su 100.000, dall'altra parte la nostra regione sta andando sotto i 100 su 100.000, il che significa che siamo in una situazione complessivamente accettabile e che quindi in questa fase dell'epidemia e dell'andamento epidemiologico della nostra regione non proseguiremo con la chiusura di quei comuni che manifestano delle difficoltà. È chiaro che se il tasso supererà di nuovo 100 su 100.000, dovremo intervenire, perché voi sapete che sui criteri che si stanno discutendo dal prossimo decreto potrebbe essere introdotto, probabilmente sarà introdotta la fascia arancione per chi supera 150 su 100.000. Quindi noi dobbiamo garantire un livello basso cercare di garantire un livello basso dell'andamento epidemiologico, e questo si fa intervenendo nei comuni che manifestano delle difficoltà. Però quando poi il livello è molto buono, molto buono per quello che è sempre in una fase di pandemia, in una fase di difficoltà complessiva, però abbiamo un risultato che ci consegna sotto i 100, quindi credo che in questo momento non andiamo sicuramente ad appesantire la situazione economica. Tutti i comuni della nostra regione non avranno provvedimenti perché la regione è scesa sotto i 100.